Questo convegno, che è il convegno regionale che ogni anno teniamo noi di FADOI, FADOI è la federazione dei dirigenti ospedalieri internisti che quindi operano nelle medicine, ed è un convegno che svolgiamo ogni anno e ha uno scopo, quello di aggiornare e di scambiarci le opinioni secondo quelle che sono le varie esperienze che ciascuno di noi matura sul campo, per quello che è il proprio ambito di competenze, per quella che è la propria specifica attività professionale nell'ambito del operare in medicina. La medicina si è evoluta negli ultimi anni in maniera impressionante, noi siamo passati da una medicina di patologia a una medicina della complessità, in cui oggi andiamo a rivedere tutti i nostri protocolli, tutti i nostri modi di operare, che non riguardano soltanto la dirigenza medica ma anche il personale di supporto, il personale infermieristico, tant'è che questo convegno viene fatto in maniera congiunta anche con l'associazione degli infermieri che operano nelle medicine. È un problema di contestualizzare gli argomenti che noi faremo a quella che è la medicina attuale, la medicina delle complessità, la medicina di pazienti sempre più comorbidi, sempre più fragili, che hanno necessità di un'assistenza molto più dettagliata di quanto non avveniva un tempo, ma soprattutto con l'impiego della tecnologia che è ormai entrata nelle nostre unità operative in maniera importante. Basti pensare alla ventilazione piuttosto che non ai microinfusori, a tante altre tecniche. Io vorrei presentare due personaggi abbastanza conosciuti nel panorama delle medicina interna, in particolare il professor Mauro Campanini, che è primario a Novara ma è soprattutto il presidente della fondazione FADOI, fondazione nazionale che si occupa proprio di studiare le argomentazioni che riguardano specificamente i pazienti internistici, e soprattutto è stato il nostro presidente FADOI nell'ultimo triennio. Grazie della presentazione. Quello che ha detto il nostro presidente regionale, il dottor Francesco Nasso, è stato estremamente esauriente, perché ha posto l'accento su quello che è la modifica sostanzialmente della struttura, delle realtà delle medicine interne. Ricordiamo che le medicine interne ricoverano 1.200.000 pazienti all'anno, quindi sono presenti in tutto il territorio, dagli ospedali più periferici agli ospedali più centrali. Non esiste ospedale senza la medicina interna, e quindi la specialità che ricovera di più dopo di noi è la cardiologia, con 300.000 pazienti, quindi un quarto rispetto a quelli che vengono ricoverati nelle medicine. 10.000 sono gli internisti in Italia, e quindi è chiaro che l'impatto della medicina interna a livello del sistema sanitario nazionale, anche nell'ottica della sostenibilità dello stesso, proprio perché in realtà la medicina interna, attraverso le sue capacità di vedere il paziente nella sua complessità, riduce anche quelli che sono i costi, sostanzialmente in un sistema dove i costi sono ben determinati e quindi non aumentabili, questo ha significato. Ha ben detto il presidente Nasso che in realtà la medicina interna ha cambiato negli anni la sua mission ma anche le sue caratteristiche, e sempre di più una specialità che non può non prescindere dall'alta tecnologia, quindi dalla ventilazione ma anche l'ecografia al letto del malato. E come società scientifica, come FADOI, sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista della formazione, proprio in funzione di quello che ho detto, ci orientiamo con la ricerca per cercare di dare delle risposte a quelli che sono i bisogni insoddisfatti della medicina interna, e sono tanti, e poi con la formazione, proprio per formare in maniera più adeguata i nostri medici, una medicina che cambia in funzione di quello che cambiano anche ovviamente i pazienti che noi trattiamo. E quindi anche mi complimento per anche la strutturazione del congresso regionale della FADOI Calabria, che affronta proprio questi argomenti in maniera molto esaustiva, affrontando quelli che sono i vari aspetti della medicina interna, non perdendo ovviamente mai di vista il fatto che tutto quello che noi facciamo dal punto di vista scientifico è in funzione della salute dei nostri pazienti. Cedo la parola al collega Mancuso, che è primario di medicina interna ed è stato di recente eletto nel Consiglio nazionale della Società Italiana di Medicina Interna. Sì, beh, io non posso che unirmi a quanto hanno detto i colleghi, però vorrei affrontare brevemente un aspetto. La medicina interna deve confrontarsi anche con quelle che sono gli avanzamenti scientifici in ordine alle terapie più attuali.
E queste per la medicina interna hanno una valenza particolare perché noi, come diceva il Presidente Nasso, gestiamo pazienti complessi, pazienti difficili, dove le linee guida spesso non possono essere applicate in maniera stretta, e queste interlocuzioni scientifiche consentono anche di approfondire quelle che sono le attuali novità in tema di applicazioni di terapie innovative, di terapie disegnate e di terapie proprio per il paziente specifico. Oggi questo argomento è un argomento molto attuale perché il disegno della terapia non riguarda la popolazione ma riguarda il paziente, quindi sul paziente si inseriscono queste attività. Il congresso serve anche a confrontarsi e questo congresso, che è molto bello, che si tiene in questa splendida città, ha questo scopo.